E tra i vari eventi, tra i vari appuntamenti del prossimo fine settimana, su uno, anzi su un paio, ci concentriamo in modo particolare. Perché? Intanto perché il 20 settembre sarà la giornata internazionale dedicata all'Alzheimer, ed è un tema che sovente torna nelle nostre trasmissioni, nei nostri programmi, proprio perché, insomma, nei vari ambiti legati alle nostre chiese protestanti ci sono molte iniziative legate proprio alla sensibilizzazione, al lavoro insieme appunto a persone malate di Alzheimer piuttosto che familiari, e in particolare la Diaconia Valdese è impegnata ormai da anni in questo settore, ed è per questo che abbiamo invitato Marcello Galetti, responsabile del servizio innovazione e sviluppo, che sarà appunto uno dei protagonisti della giornata del 20 settembre. Ciao Marcello. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, cosa accadrà all'Hotel Barrage di San Secondo, o meglio di Pinerolo in Stradale San Secondo, venerdì 20 settembre? Venerdì 20 settembre alle ore 18 all'Hotel Barrage. Allora, succede una cosa carina. Partendo dalle famiglie che frequentano il caffè Alzheimer di Pinerolo, che è attivo da molti anni, insieme al servizio sociale di Pinerolo abbiamo proposto e accompagnato in questi mesi un gruppo di familiari che sta ragionando sulla creazione di un gruppo strutturato di familiari. Non sappiamo se sarà un'associazione, se sarà un gruppo di iniziativa, ma comunque sia un gruppo di persone che hanno vissuto o stanno vivendo questa realtà, che si mettono insieme. Che si mettono insieme perché? Allora, il perché lo devono dire un po' loro, nel senso che l'iniziativa di venerdì, che non è l'unica, poi dopo dobbiamo ricordarci di parlare anche della presentazione di un libro particolare, perché questa iniziativa è un'iniziativa con la quale loro annunceranno al territorio la loro intenzione di costituirsi come gruppo strutturato, con l'intento evidentemente di raccogliere possibilmente delle altre adesioni. A cosa serve questo gruppo? Allora, io ti posso dire a cosa potrebbe servire questo gruppo dal punto di vista di chi lavora professionalmente nell'ambito. Potrebbe servire a portare quel punto di vista, quando si parla di demenza, che noi operatori, salvo che abbiamo il doppio cappello, cioè che ci sia successo anche come persone di vivere questa cosa, un punto di vista che noi non possiamo avere. Quindi è capitato, e potrei fare degli esempi, adesso non li facciamo perché non abbiamo tempo, che noi operatori siamo convinti di andare in una certa direzione perché facciamo un certo tipo di ragionamento, e poi sempre di più stiamo cercando di farlo, ci confrontiamo con i parenti che ci portano un punto di vista diverso e che ci porta a prendere delle decisioni diverse, cioè a portare quel punto di vista che a noi manca. Il sogno sarebbe, dal mio punto di vista, quello di avere in ogni riunione, in ogni gruppo di lavoro, in ogni realtà che deve prendere delle decisioni su questo argomento, che ci fosse qualcuno di loro per poter portare quel punto di vista lì, perché è veramente un arricchimento. Dopodiché questo è il nostro punto di vista. Venerdì cercheremo di capire qual è il loro, nel senso che evidentemente è quello che manca. Noi li stiamo accompagnando, abbiamo previsto e promesso di accompagnarli per un po', dopodiché a un certo punto noi ci sfileremo, perché non è quello il senso. Noi dobbiamo, come dire, dare una mano un po' nel partire, un po' con, diciamo, delle tempistiche diverse, un po' quello che è sul Parkinson, di cui parliamo dopo, abbiamo fatto e stiamo facendo in questi anni con i tremolini. Cioè, loro mettono la conoscenza diretta, noi mettiamo la struttura, la nostra capacità di fare rete, comunicazione, eccetera, eccetera. Quello è un pochino un sogno. Certo, diciamo. Certo. L'importanza del porre al centro le reali necessità delle persone, che non sempre sono quelle che abbiamo immaginato. Esattamente così. Esattamente. Se vogliamo chiamarla coprogettazione, è quella cosa lì. Torno a dire, dopo parliamo con il Parkinson, sì. Parliamo di una cosa che abbiamo proprio fatto partendo dalle esigenze delle persone con Parkinson. Qua si cerca di andare nella stessa direzione. Questa è la seconda parte, diciamo, dell'incontro di venerdì. Accennavi ad un libro che sarà presentato sempre il 20 di settembre, ed è il libro I Cura Cari. I Cura Cari di Marco Annichiarico, persona che ha scritto questo libro dopo avere vissuto questa esperienza di familiare, di caregiver, questa parola che tendiamo ad usare e che a me piacerebbe che almeno su questo territorio venisse sostituita proprio da Cura Cari, perché intanto in italiano può capire chiunque,
e poi dà proprio l'idea, del prendersi cura di qualcuno che ti è caro. Quindi c'è la presentazione insieme alla Libreria Volare di questo libro. Marco Nicchiari, che lo trovate facilissimamente su Facebook, fa molto frequentemente la presentazione di questo libro in giro, anche in questi giorni è in varie parti d'Italia a fare questa cosa. Poi c'è il solito aperitivo informale, che è, come dire, la parte informale cerchiamo sempre di infilarla, perché poi è quella in cui le parole che le persone che non sono così portate a parlare in pubblico, che giustamente hanno delle remore a farlo, possono avvicinarci, sì, chiedere informazioni, chiedere, certo, aiuto, un momento conviviale che porta, sì, una chiacchierata un po' più informale. Esattamente. E poi c'è ancora un'altra cosa, se mi tengo ancora, sì, 30 secondi là. La parola è una cosa molto carina, organizzata in collaborazione con Rifugio Callalberto, che ha rieditato tempo fa, o comunque ridiffuso, questo libro dedicato al racconto della demenza nei confronti dei bambini. Allora, c'è una scuola di ballo di Pinerolo che ha deciso di mettere su uno spettacolo, addirittura basato su questo libro, e venerdì ci sarà un accenno a questa cosa, un spazio molto breve, ma comunque una cosa molto particolare, che si rivolge, il libro intendo dire, ad un pubblico particolare. Del resto la società bisogna cominciare a cambiarla, come dire, cercando di intercettare un pochino tutte le fasce di popolazione, a cominciare dai bambini, che anche a loro statisticamente sarà capitato di avere un nonno, un bisnonno, uno zio, certo, un qualche membro anziano, più o meno anziano della sua famiglia, che ha attraversato questa cosa. E quindi prima si comincia, prima si cambia la società, diciamo così. E il libro di cui parli è Lo scoiattolo Tap e i racconti della nonna, di Mattia Magra. Noi intervistammo Mattia Magra qualche anno fa ed è un bellissimo libro che in modo molto delicato racconta appunto l'esperienza dell'Alzheimer all'interno di una famiglia di scoiattoli, in questo caso. Quindi ci sarà anche questa chicca, quest'anteprima di uno spettacolo che poi sarà messo in scena a dicembre, ma di questo parleremo poi più in là. Quindi non prendetevi impegni per questo venerdì, il 20 di settembre. Come vedete, c'è un po' di tutto che interessa un po' tutti e tutte, al di là poi appunto magari della necessità, proprio per esigenze personali, familiari, di saperne di più. Però anche solo andare ad ascoltare la presentazione del libro, piuttosto che conoscere questo percorso che si sta avviando a Pinerolo e dintorni, è una bella iniziativa. Rimani con noi, Marcello, piccola pausa musicale e poi parliamo invece di un altro settore in cui il Servizio Innovazione e Sviluppo è molto impegnato, che è il settore del Parkinson. Prima con Marcello parlavamo di questa giornata dedicata all'Alzheimer, venerdì 20 di settembre all'Hotel Barrage, stradale San Secondo a Pinerolo. Si inizia, diciamo, dal tardo pomeriggio e si prosegue con un aperitivo, con un momento di chiacchierata. Ci sarà un po' di tutto: presentazione del libro I cura cari di Marco Annicchiaro, ma anche la presentazione di progetti legati ovviamente al percorso della comunità amica delle persone con demenza di Pinerolo, il coinvolgimento della Rosa dei Venti Academy, che proporrà uno spettacolo legato a un progetto già avviato anni fa. Insomma, una giornata, un tardo pomeriggio, una serata ricca di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sull'Alzheimer, che però poi prosegue, perché Marcello, prima abbiamo dimenticato di ricordare una 2 giorni importante all'Ipercop di Pinerolo. Esattamente, al Centro Commerciale Due Valli, con il quale abbiamo una collaborazione nell'ambito del progetto Pinerolo Comunità Amica delle Persone con Demenze da tempo, nel senso che dallo scorso autunno una volta al mese c'è un banchetto informativo che staziona al primo piano, diciamo vicino all'area in cui si mangia, per dare informazione. E sabato 21 e domenica 22 settembre al piano terra, questa volta, cioè vicino all'ingresso del supermercato vero e proprio, ci sarà questo banchetto, che in questo periodo dell'anno è particolarmente ricco di informazioni sulle iniziative, perché stanno partendo i caffè Alzheimer, riparte il ciclo di incontri delle giornate di valutazione della memoria, che quest'anno è più esteso, coinvolge più comuni, anche se il territorio è sempre quello del Pinerolese, ma andiamo su in maniera più parcellizzata, diciamo. Quindi sarà lì per dare tutte le informazioni solite, per agganciare le persone, perché il discorso è che affrontare la demenza da soli, piuttosto che
diciamo, fare questo cammino vicino a qualcun altro che lo sta facendo con te, siano essi servizi, siano esse altre famiglie, fa la differenza. Certo. Bisogna andare dal punto A al punto B, va bene, ok, adesso è così perché non c'è ancora la pillola magica, il come fa la differenza. Allora il voler essere a disposizione delle famiglie, che sono tante, molto più di quelle che pensiamo, perché è un problema tanto diffuso quanto nascosto nel chiuso delle abitazioni, per poterle coinvolgere e farsi coinvolgere in tutto quello che su questo territorio c'è, che certo è tutto quanto perfettibile, però non è poco quello che è stato costruito negli anni su questo territorio, su questo tema. C'è una rete, ci sono dei servizi che si parlano tra di loro, sembra scontato, vi assicuro che non è così. Quindi il sociale parla con il sanitario, con il terzo settore, con l'associazionismo, c'è una buona rete su questo territorio, su questo argomento. C'è bisogno però che le persone possano venire in contatto con qualcuno che le agganci, diciamo. E questa è un'ottima occasione, insomma, il 21 e il 22 settembre si prosegue questo weekend dedicato alla sensibilizzazione sull'Alzheimer anche alle due valli di Pinerolo. Cambiamo argomento, ma in realtà rimaniamo sempre nell'impegno sul sociale e rispetto appunto a problematiche che si possono affrontare, anzi si devono affrontare con l'aiuto dei familiari, delle persone direttamente coinvolte da una malattia. In questo caso la malattia è quella del Parkinson. Su questo tema anche in questo caso avete avviato un percorso da qualche anno importante. Abbiamo avviato una bellissima collaborazione nel 2021 con il gruppo di iniziativa I Tremolini, che è attivo nel Pinerolese, e con l'IGP, che è l'Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani. Una cosa che ripetiamo quest'anno dopo la sperimentazione, dopo l'edizione zero, diciamo così, dello scorso anno, è il ciclo di incontri Vivere il Parkinson, dalla diagnosi al vivere quotidiano, che si svolgerà da metà ottobre all'inizio di dicembre al Castello di Miradolo. Che cos'è questa cosa? Sono alcuni incontri che servono per dare, da fonte certa e corretta e informata e professionalmente preparata, tutte quelle informazioni che servono alle persone e ai loro familiari quando arriva in casa una diagnosi di Parkinson. Quindi a persone, diciamo così, neodiagnosticate, non neodiagnosticate negli ultimi 2 o 3 mesi, possiamo allargare un po' il periodo. Perché questa cosa? Perché oltre, come dire, all'impatto della diagnosi, a oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, tale impatto è accompagnato dalla conoscenza di tutte le informazioni che le persone dovrebbero ricevere contestualmente, forse diciamo non contemporaneamente, ma almeno contestualmente, alla diagnosi, perché è una mazzata che arriva e molto spesso non si sa dove andare a cercare le informazioni sull'alimentazione, sul movimento, sul sonno, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo percorso, e questo ci tengo molto a sottolinearlo, lo abbiamo costruito con persone con Parkinson e con i familiari, partendo dalla loro esperienza e partendo dalla domanda: tornando indietro, che cosa avresti voluto sapere oltre a ciò che ti è stato detto? E abbiamo identificato tutta una serie di ambiti di informazione, in collaborazione con la neurologia dell'ospedale di Pinerolo, con la quale c'è un'ottima collaborazione non solo sul Parkinson da tempo. Insieme abbiamo cercato quelli che potevano essere i relatori, le relatrici adatte per i diversi argomenti, e abbiamo costruito questa sperimentazione l'anno scorso. Ha funzionato, è andata bene, abbiamo riempito tutti i posti disponibili. Quest'anno la ripetiamo con alcuni piccoli aggiustamenti, con qualche relatore che è cambiato, ma gli argomenti sono sempre più o meno quelli. Purtroppo è una cosa, come dire, di nicchia, nel senso che noi crediamo, proprio avendo ascoltato le persone che hanno ricevuto la diagnosi, i loro familiari, che tutte quante le persone che si trovano in questa situazione dovrebbero avere anche queste informazioni. Questo in questo momento è difficilmente fattibile, perché i servizi sono sotto pressione, perché non ci sono le risorse che ci dovrebbero essere, quindi devono essere fatte delle scelte. Quando si fanno delle scelte in questo ambito sono solo scelte dolorose, cioè i tagli sono, in questo ambito sono solo dolori, impattano su qualcuno che è già in difficoltà, e
quindi è proprio il sistema che dovrebbe cambiare, approfitto per dire questo mio pensiero. Cerchiamo in questo territorio, anche qui grazie al fatto che c'è una rete, che ci sono delle realtà di questo territorio pubbliche, private, terzo settore che si parlano, associazionismo, Tremolini, cerchiamo di sopperire in qualche modo a questa mancanza. Certo, e quindi insomma è con piacere che ricordiamo che c'è la possibilità, l'opportunità di partecipare a questo secondo ciclo di incontri, Vivere il Parkinson, dalla diagnosi al vivere quotidiano. Collaborano Diaconia Valdese, Asleto 3, Tremolini, Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani e Castello di Miradolo, Fondazione Cosso, che assolutamente offre è un nostro partner da molto tempo. Il solo fatto di svolgere degli incontri in quel posto lì è già benessere, è già terapeutico di per sé. Come si fa per contattare gli organizzatori? Allora, la cosa più semplice in assoluto è quella di andare su Facebook e cercare la pagina dei Tremolini, i Tremolini. Lì ci arrivate. Nel ciclo precedente la maggior parte delle persone ci sono arrivate così. Quindi Facebook, i Tremolini. Dopodiché vi dico anche due numeri di telefono da chiamare. Cerco di scandirli: 339-443-8331. Lo ripeto: 339-443-8331. Oppure si può cercare l'ambulatorio di neurologia dell'ospedale di Pinerolo. Oppure ancora si può scrivere una mail molto semplice: itremolini@gmail.com. Bene. Ricordo anche che sul sito Diaconia Valdese ci sono, diciamo, i comunicati che riepilogano un po' tutte le informazioni che Marcello adesso ci ha dato. Quindi anche questa è un'ottima opportunità ed è un altro ottimo percorso che si sta avviando nel Pinerolese. Grazie Marcello, ci hai dato un sacco di informazioni per i prossimi mesi, i prossimi periodi. Speriamo che, insomma, siano davvero utili, ma lo sono sicuramente, a chi partecipa attivamente e chi invece ha semplicemente bisogno di potersi avvicinare a questi argomenti in modo, diciamo così, libero e sgravato, ecco, da ulteriori preoccupazioni. Buon lavoro a te, al Servizio Innovazione e Sviluppo, alla Diaconia Valdese e a tutti coloro che collaborano con voi. Grazie mille.